più giusta. Allora, noi cambiamo per un attimo argomento, rimaniamo sempre nel campo dell'arte, parliamo di musica, perché l'associazione Darshan ha vinto un bando europeo, è molto molto importante. Il progetto si chiama New Folk Global Connection e l'obiettivo è di creare un'orchestra con musicisti di vari paesi del mondo, di 6 paesi, che si esibiranno in tutto il mondo nei festival più importanti. Abbiamo intervistato il presidente dell'associazione Darshan che ci racconta il progetto. Siamo con Mario Gulisano, presidente dell'associazione Darshan, che ha vinto un bando che non era mai stato vinto in Sicilia. Di cosa si tratta? Sì, Europa Creativa ogni anno lancia le call per i progetti europei, alle quali le associazioni, i singoli soggetti, enti privati possono partecipare chiedendo un cofinanziamento del proprio progetto. Il nostro progetto è stato vinto lo scorso mese di luglio e andrà avanti, già è praticamente cominciato, andrà avanti fino al dicembre del 2020. È un progetto musicale, ci saranno musicisti da 5 paesi del mondo? Compresa la Sicilia, che rappresenta l'Italia, e complessivamente quindi saranno 6 paesi. Okay. I paesi coinvolti sono il Belgio, la Danimarca, l'Ungheria, la Spagna, la Lettonia e l'Italia. New Folk Global Connection è il nome di questo progetto. L'obiettivo è di creare proprio un'orchestra con i musicisti di questi vari paesi che poi possa andare in giro per il mondo nei festival di tutto il mondo. Esattamente, sì. Noi abbiamo lanciato anche noi, come prevedeva il nostro progetto, una call nei rispettivi paesi. I nostri partner di progetto, che anche loro gestiscono e organizzano dei festival nel territorio, hanno diffuso questa call e sono arrivate, diciamo, decine e decine di application da parte di questi musicisti. Ne abbiamo selezionati complessivamente 12. Partirete ufficialmente da quando? Allora, il progetto è già cominciato ufficialmente, diciamo dal punto di vista amministrativo. Noi siamo praticamente alle soglie del debutto e del lancio del progetto, perché lo scorso mese di ottobre è stato realizzato un kick-off meeting, un meeting nel quale tutti i partner si sono riuniti e hanno dato l'avvio al progetto, dandosi delle scadenze, condividendo le linee guida. Noi siamo stati a nostra volta convocati a Bruxelles per un workshop di formazione sulla tracciabilità, su tutte le parti tecniche del progetto e per seguire le linee guida, che sono poi fondamentali per poter rendicontare bene il progetto. Materialmente il progetto comincia con un lancio, diciamo un kick-off concert, che sarebbe un concerto in cui alcuni partner, Sicilia e Ungheria, solo 2, lanciano l'idea della collaborazione, che poi invece sarà fattiva quando l'orchestra si riunirà e sarà residenziale Catania a gennaio. Per chiudere, questo non è solo un progetto musicale, ma anche di condivisione, di valorizzazione delle nostre tradizioni musicali? Sicuramente sì. Per nostre, io mi permetto di dire, visto che la nostra associazione ha sempre avuto uno sguardo europeista, intendiamo anche le tradizioni dei paesi europei, in questo caso quelli che noi abbiamo coinvolto. La musica è un'occasione di scambio, di dialogo, di comunicazione, di parlare in fondo, se si vuole, una lingua sola, che in questo caso sarà l'inglese, che sta sempre più prendendo piede anche tra le giovani generazioni, ma parlare anche una sola lingua, che è la lingua della musica.